sono invidiate dal resto d'Italia, proprio per questo dobbiamo esaltare la specialità del nostro privilegi, non ci interessa assolutamente, anzi su questo dobbiamo essere più virtuose degli altri, per dimostrare che i siciliani hanno una spinta in più rispetto agli altri, sono più bravi. Ti ho parlato della Sicilia, si sono formate tante generazioni, sono arrivate tante persone nel corso dei secoli. Siamo bravi su questo, sappiamo fare la sintesi e questo ci fortifica nell'affrontare i problemi seri che ci sono, non ci dobbiamo assolutamente disperare. Ha parlato di temi importanti, ha parlato di dissesto finanziario, ci sono diverse città, tra l'altro la sua provincia, Milazzo, Messina, c'è il problema dei rifiuti, la sanità, insomma, tutti i temi scontanti. Certamente, sono temi scontanti che devono avere le risposte immediate da parte dell'Assemblea regionale siciliana. Quando il governo porterà i provvedimenti in aula saremo pronti ad esaminarli, ad esitarli. Nel caso in cui il governo non li porterà, l'Assemblea si farà promotore attraverso proprie iniziative legislative, attraverso atti ispettivi. C'è tanto da lavorare. Un'ultimissima cosa, lei ha detto che i mal di pancia si curano, c'è stato qualche mal di pancia stasera? Me l'ha detto un giornalista che secondo lui c'era qualche mal di pancia, ribadisco, io faccio l'avvocato, non faccio il medico, i mal di pancia passano presto, non sono delle malattie così grandi.